Due persone anziane hanno perso la vita a causa di un incendio. È accaduto a Fuorigrotta, quartiere della periferia occidentale di Napoli. Le vittime sono fratello e sorella. L'incendio è scoppiato poco dopo le 4:30 in un appartamento al quinto piano di un edificio in via Mercantini, non molto distante dalla stazione della Cumana e da via Leopardi nel cuore di Fuorigrotta. Entrambi ultra ottantenni, i fratelli Schiano vivevano con Dario, il figlio di lui, che secondo le testimonianze di alcuni inquilini avrebbe cercato, senza riuscirci, di trascinare il padre Mario fuori dall'appartamento in fiamme. L'uomo rimasto ustionato è ricoverato al Cardarelli di Napoli. La donna, invece invalida e costretta su una sedia a rotelle, è stata avvolta completamente dalle fiamme. Le forze dell'ordine giunte sul posto hanno avviato le indagini. E i vigili del fuoco del distaccamento di Fuorigrotta, che hanno evacuato con l'aiuto di una scala esterna gli altri inquilini del palazzo, nessuno dei quali feriti o intossicati, ipotizzano che nell'appartamento possa aver preso fuoco una stufa.